più di Babbo Natale, Poli, eh? La regina è un nonno Natale. 36 si fanno sentire. Comunque, anche a Milano hai dato il tuo notevole contributo. Un'altra soddisfazione. Meno male che il risultato è andato bene, dai. Abbiamo giocato bene, quindi mi sembra giusto. Tanti auguri, vecchio auguri Poli. Anche a voi e a tutti i tifosi della regina. Fallo da dietro, perché scusa, ma fallo lì sei stato bravo a Milano, da soddisfazione farlo da dietro, una bella soddisfazione, hai visto, hai segnato Pirlo, infatti, e tu sei andato, l'hai abbracciato e hai sponsorizzato lui, hai detto avete visto che bravo Pirlo, ho detto volevo far capire, avete visto che ha fatto gol. Perché dato che qualcuno ha criticato anche qua i campi d'allenamento, quindi... Ma nessuno mette in dubbio la bravura. Io ci tenevo a ricordarlo. Infatti, tra fratelli queste cose si fanno. Sì, anche tra papà, perché da padre a figlio, anche perché qualcuno ha criticato il mister, quindi ci tenevo anche, non potevo andare dal mister a far così perché ormai non ce l'aveva, però... mi ha fatto il piacere che abbiamo fatto una buona gara anche per il mister. Vabbè, quindi adesso iniziamo a raccogliere. Adesso speriamo. Il gioco c'è, il punto è arrivato da Milano, quindi... Speriamo, adesso abbiamo due partite alla nostra portata, sì, e dobbiamo vincerle tutte e due. Adesso quando? A che ora? Ora? No. Più in là, adesso più in c'è là, la sosta. Sì, c'è la sosta, poi più in là giocheremo, no? Che noi, da noi si usa giù, da noi, c'è il Natale, non so se conosci questa festa. L'avete anche voi? Sì, anche voi. No, non mi sembra, che le luci non le ho viste. Una grotta, una stella cometa. Noi abbiamo qua i petrali, voi? Cos'è? Petrali è un dolce particolare, fatto con i fichi secchi. I fichi d'India, no? Un cagliotto abbiamo pure. Voi sì? Cosa mangiate? Il pesce, mangiamo abbastanza il pesce. Polenta, la polenta sì, con... Con i funghi. Ma voi avete il grammofono ancora? No. Cos'è? Avete il giradischi già. È arrivato da voi il giradischi? Sì, sì. Da voi? Quindi, da noi sì. Non pure è vero tutto quello che dicono, che siete arretrati su. No, assolutamente no. Noi abbiamo il cellulare. Ma dai. Sì. Cioè senza fili, un telefono che tu. No, noi parli con le cabine. No. Sì, noi andiamo in giro con le cabine così. Baronio, tanti auguri. Grazie anche a voi, auguri. Buon Natale, buon anno, e non ci vediamo più, no? Sì, quindi buon anno. Vabbè, verremo a seguire qualche allenamento. Dove? A Milan? Ci vediamo l'anno. Cazzo, sono distratto. Signore! Auguri di buon Natale. È Natale. È Natale, Natale. Non piangere più. Martino. Allora, la tua festa, la festa dei poveri. Noi in questo momento siamo vicini a te. È la vita. Il Natale lo fanno anche i poveri, eh? Mica no, sono ricchi. No, soprattutto è la festa dei poveri, Martino. Quindi è la festa degli umili. È la festa mia. Di quelli in che. Una grotta. Io mi sento come lui. In una grotta ti senti? Ma anche, c'è problema. E perché è una regina? È una regina operaia, è una regina povera, è giusto, no? È una regina che deve essere così. Povera, operaia, vedi che i risultati arrivano. Quindi è una questione di testa, soprattutto. Ce la stiamo aggiustando questa testa. Spero che tu la porti la prestazione di domenica, sì. Quindi dipende da noi. Adesso quando giochiamo con la prossima squadra, se sbagliamo, evidentemente la questione di testa. Allora, fai gli auguri ai tuoi tantissimi tifosi che ti amano. Con l'occasione faccio gli auguri a tutto il popolo regino, quindi a tutti i tifosi, a quelli della Curva Nord che mi sono stati sempre vicini. Poi faccio gli auguri a tutti i bambini, nella speranza che trovano dei bei regali, e agli anziani soprattutto, che hanno bisogno di conforto. E delle persone vicine. Quindi auguro un buon Natale e spero che sia felice per tutti. Naturalmente. Anche per voi. Anche per voi, scusate, sono sudato. E alla tua famiglia. Grazie, grazie. Mi raccomando, non mangiate troppo. Ciao Lupacchiotto. Capitano, allora, da capitano devi fare un augurio particolare, no? No, io innanzitutto sono dispiaciuto per Shevchenko, che ha sbagliato il rigore, ma è veramente dispiaciuto tanto. Sì, ovviamente.
No. Ecco, ecco, guarda, no, Sanzini, no, come mima cosa ha fatto Giacchetta. No, a me mi ha dispiaciuto veramente, ha detto. Io gli ho detto, chef, guarda, mi dispiace, ma fosse per me te lo farei ribattere, guarda, non sono ingiustizia. Senti, ma poi l'arbitro perché volevi farlo accendere per forza? Voleva fumare l'arbitro, abbiamo visto. L'arbitro mi sa che aveva fumato anche prima. Senti, i riferimenti però, vengono come l'acqua quando piove. Tipo strano, Shevchenko, che ha sbagliato il rigore. Tu hai gridato qualcosa durante la rincorsa. Secondo me, cosa hai gridato? Dillo qui. Nei rigori abbiamo fatto di tutto. Ad esempio con Berardi ci siamo capiti che tirava la palla là, perché abbiamo visto le cassette di Shevchenko. E su quattro rigori ne ha tirati tre di là e uno di là. Allora Berardi ha fatto, guarda, lo tira là. Lui mi ha fatto l'occhiolino per dire sì, lo so. Poi, mentre tirava rigore, io ho detto 2000 parolacce in russo, perché abbiamo studiato la settimana precedente. Una la puoi dire. Con mister Aragonesi e Gorbaciov, capito? Abbiamo studiato in russo, poi ho preso la rincorsa insieme a lui. Sì, no? Sono partito insieme a lui. No, l'ho insultato un po' alla Ugo Napolitano. Oh, mi merda, facci, tengo ancora in coppa chi sta maglia. Queste cose qua. Poi mi sono fermato, lui ha sbagliato. Quando sono andato a chiedere scusa se c'è, perché siamo veramente dispiaciuti, è venuto a Costa Curta da me. Questa è la verità. È venuto a Costa Curta da me. E ho detto, Giacchetta, io da te non me l'aspettavo, no, tipo che me conosceva, però mi ha detto, Giacchetta, io da te non me l'aspettavo, non ti devi comportare così. Hai ragione. Magari aveva anche ragione, che non dovevo. Era dai tempi di Baresi che non gli capitava uno come te. Sono immedesimato in un Bruno Van Basten con la situazione lì, però in quel momento l'adrenalina era a 2000. Secondo me la punizione per il rigore era nostra, invece l'ha invertita, c'era rigore per noi, non ce l'ha dato. Poi il rigore sul di te era Brevi che ha ricevuto lo spintone. Ha fatto male Brevi. Nell'enfasi della partita ci sta anche le sostanze. Ma pure nell'enfasi della partita. Comunque sono veramente dispiaciuto per Scevi, perché è veramente un amico, è stato bravo. Scevi. Gli hai dato il buon Natale. Sì, sì, a lui è tutta la vodka, la matrioska. Ve la siete portata un po' no. Per uno? Sì, stavo facendo i coriandoli lo spogliatoio, come ha detto di Birov. Mi dispiace per Zaccheroni. Perché t'avevo te l'avevamo dato un corno. Ma quando te l'abbiamo dato? Non l'abbiamo più perso, perché col Cagliari. Comunque anche altri gesti sono stati apprezzati da parte mia, ricevuti da diversi tifosi per la scaramanzia e porta fortuna. Benissimo. Continuiamo. No, è col Torino. Col Torino bisogna che ci concentriamo tutti, perché ci può essere. Ci deve essere. Speriamo bene. Auguri a tutti, buon Natale, felice 2000, speriamo che sia di nuovo in Serie A. Ciao. Intanto gli auguri per la prima intervista. Ecco. Innanzitutto. Ma tu Mesto di cognome, però poi non sei Mesto nella vita. No, assolutamente, anzi. Sempre allegro. Ma senti, quando entri adesso? Quando anche tu farai l'esordio in Serie A? Non lo so, non andiamo al mister. Speriamo con l'anno nuovo che porta bene. Facciamo l'esordio nel 2000, pure ma una tu bella sei pugliese? Cosa. Sì, di Bari. Di Bari? Provincia. Ma tu tifi per il Bari? Una volta, ormai da 4 anni che sto qua non più, diciamo. Infatti, visto che simpatizzo, però no, ormai no, solo Reggino. Senti Mesto, allora facciamo gli auguri ai nostri telespettatori. Come no, gli auguri a tutta la gente di Reggio Calabria che da 4 anni mi ospita in maniera splendida qui a Reggio. Felice anno nuovo e speriamo di farla esordio. Ed ecco un uomo che adesso non lo conoscete, però sicuramente farà parlare di sé. Ci aveva promesso, ce l'aveva detto l'altra volta: noi a Milano non perderemo e non abbiamo perso. Cozza. Vabbè, è una tradizione, a Milano 4 su 4, questa è la quinta contro il Milan, ne ancora non ho perso, speriamo di non perdere perché porta bene. Adesso ma Milano niente. In genere o solo con il Milan? Abbiamo speranza anche con l'Inter o io solo col Milan? Sono imbattuto con Inter e Milan nei scontri diretti con loro, con qualsiasi squadra che ho giocato contro di loro. Ciccio, Babbo Natale cosa ti porta? Babbo Natale? Beh, Babbo Natale praticamente non mi porta niente, speriamo che porta i regali ad altri, a quelli che hanno più bisogno. Senti, un anno veramente favoloso questo Amaranto. Sì, è stato un anno da ricordare, un anno di storia e niente, sicuramente il 1999 resterà nella storia della Regina anche per la storica promozione. Adesso speriamo che il 2000 sia migliore del 99 con una salvezza e così possiamo festeggiare il nostro piccolo scudetto. Tanti auguri Ciccio. Grazie, auguri a voi, auguri a tutti, buon anno, ciao. Mentre questo qui argentino, loro il Natale non si usa il Natale. Feliz Navidad e Año Nuevo para todos. Ecco, che praticamente vuol dire buon Natale, felice anno nuovo. Andavi più giorno con un pisatizio significa. Traduttore. Allora, Reggi. Occhio perché è napoletano, non è argentino. Reggi, allora, sei entrato alla fine lì a Milano. Sì.
Hai sfiorato il gol. È freddo. Faceva freddo. No, eri troppo freddo. Hai colpito con. Fai vedere. Prima con questa e dopo con questa. Con due piedi. Tu vai con È difficile. È difficile, dai, a freddo non potevamo pretendere. Molto. Oh, i tengo, guarda tu se dobbiamo avere un portiere noi che dici l'occhio, i tengo, parla in italiano, parla. Sto parlando con te, dai. Senti, tu hai detto, io ho parato il rigore di Shevchenko perché siccome siamo dello stesso paese, di Torre Annunziata, mi pare che è Shevchenko. No, è di Bosco Trecase. Ah, lui. Bosco Trecase, diciamo che da piccoli giocavate assieme. Poi c'è di Torre Annunziata, no io, eh. Io sono di Eboli. Eboli. Shevchenko si fermò a Eboli. Shevchenko si è fermato ad Eboli. A casa mia non è venuto. A casa tua non è venuto, no. Shevchenko. Senti, no. Berlusconi è rimasto male. Galliani è rimasto male. Galliani è rimasto malissimo. Pure lui lo parava. Cioè, alla fine non ho fatto niente. No, no, ma infatti non era una battuta rivolta a te, ma siccome lui ce l'ha con Shevchenko, che ha sbagliato. Ce l'ha con Zaccheroni. Comunque, Belardi. Quindi meno male c'è Shevchenko allora. Comunque sei stato bravo, veramente, sul rigore, guarda, gliel'hai parato, non l'ha sbagliato lui, secondo me, io ne capisco di calcio. Speriamo che ne capisci. Ma è vero che tu e Giacchetta vi siete guardati un attimo negli occhi? Io ho detto Giacchetta prima del rigore, occhio alla respinta. Perché colpite e piove il palo, tornava indietro? I portieri più bravi sono quelli incoscienti, diceva uno. Gianni Brera lo diceva. Almeno sei incosciente, sono. No, Gianni Brera lo diceva. No, lui non è incosciente, è cosciente. È cosciente di aver. Eri cosciente che lo paravi. Comunque è una prova, diciamo, tutto sommato positiva, no? Alla fine sì, dai. Alla fine sì, dai, sì, diciamolo, diciamo. Al 90esimo ha salvato la prestazione. Ero l'esordio via a San Siro. Ero un po' emozionato, dai. E poi giocavi contro la tua squadra del cuore. La squadra del cuore, che vuol dire? Anche io se gioco contro la Juventus si spacco. Se chi veniva sotto spaccava, ne avevo paura. Però, Belardi, auguri, buon Natale e buon anno. Auguri a tutti i telespettatori, i tifosi e anche a voi due, dai. l'eroe. Ma quindi ci vuoi veramente bene? Hai baciato la maglia, sei andato sotto la curva, hai fatto un bel gol, bravo. Grazie, sono contento, spero di farne altri. Ma dimmi, è il pallone di San Siro? No, per un bambino, ho fatto firmare a tutti. Luci a San Siro, cantava Vecchioni, Luci a San Siro è portato Pirlo, bravo. Conoscevo lo stadio, spero magari giocare tante altre volte, come ho giocato ieri. Comunque adesso dobbiamo chiudere, abbiamo deciso di chiuderlo con te questo servizio per questa settimana. Normalmente facciamo gli auguri di buon Natale e buon anno. Li vuoi fare anche tu? Beh, saluto tutti i tifosi reggini e faccio gli auguri di buon Natale e di felice anno nuovo. E prometto di fare tanti altri gol. Come quello di San Siro. Speriamo. E scende giù dal cielo Pirlo. Lai 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 lai, è Natale Pirlo per noi. Grazie, a buon Natale. Grazie altrettanto, ciao.